Salve, popolo di internet, il mio nome è Cosmo Comic. 2K iniziali e una C finale. Ragazzi, disclaimer. Attenzione, il seguente video è un video casseggio per raccogliere gemme e completare eventuali missioni secondarie. Di conseguenza ci saranno evidenti tagli all'intera registrazione. E il prodotto finale dovrebbe essere totalmente inutile ai fini della trama del videogioco stesso. Pertanto, se non avete nient'altro da fare e volete vedere un tizio cazzeggiare con un videogioco, siamo tenuti ad avvertirvi che siete voi che volete guardare questo episodio e non siamo noi a costringervi. Vi auguro una buona visione. Ok, avete visto nel montaggio il disclaimer che avete visto. Questa puntata sarà principalmente, come vi ha già annunciato la voce, principalmente di cazzeggio. Faremo solo questo, nient'altro. Quindi faremo le missioni secondarie di faremo le missioni secondarie di tutti i mondi e sì. Ciao Spiro, benvenuto a Barlume. Sfortunatamente le lucertole sono appena arrivate e hanno cominciato a Sì, interessa questa cosa, sì. Andiamo avanti, cioè facciamo andiamo direttamente al punto per cui siamo qui, ovvero missioni secondarie. Non ditemi che devo distruggere ogni mostro di nuovo. Vabbè. Sì, almeno tu non Fatina non mi parli più. Già, ho dimenticato che non ho imparato a arrampicarmi ancora. Già, Schippa. Quali dalla paura? Che dolce. Sono assassino. E allora, qui è dove si trova la missione. Queste secondaria. Piccole lucertole hanno mangiato tutte le mie gemme. Ho provato a colpirle con le pietre, ma sono troppo veloci per me. Puoi provare a usare una delle mie pietre, se hai domande chiedi pure a me. Va bene. Vuoi prendere una pietra con la bocca andandoci vicino per sputarla fuori? Premi il tasto cerchio. Ho dei fottuti problemi con... Perché? Allora, ho dei problemi con il joystick. Con la levetta. Tiro! Seguimi fino alla prossima lucertola! Va bene. Che caspita! Voglio prendere tutte le gemme! Voglio prendere tutte le gemme! Non posso entrare qui dentro! Ehi! Vediamo se... Dai! Che cattivo. Intendo il superpotere. Se ne va appena mi allontano di 5 minuti. 5 metri. E là? Poi che... Non mi spingere. Sputi piuttosto lontano, Spiro. Vediamo se arrivi fino a quella lucertola. Va bene. Dovrei riuscirci. Solo. Non. Allora. Così semplice. Era così semplice. Per colpire quella lucertola là in alto, devi prima prendere la mira. Premi e... Io prendo sempre la mira. Io cerco di prenderla la Vuoi mira. Vuoi prendere una pietra? È difficile. È difficile. Con questo joystick del... Sei molto carina. Ci... Sono. Ui! Che caspita, prendila la mira!
Fatemi esibire da una psichiatra. Lo faccio principalmente perché voglio prendere gemme. Me ne ha rubate parecchie quel brutto quel Snake. Questa puntata probabilmente subirà molti tagli. Wow, che cosa bella. Ma non l'avevo già fatto. L'avevo già fatto questo. Grandioso! L'avevo già fa... Non l'avevo già fatto. Io l'avevo già fatto. Perché sei andato là sotto? Mi vuoi far... Aspetta. Sembra che se la ingoia. Dov'è quella? Oh! Oh oh! Dove mi vuoi far tirare? Bello! Da qui? Ah no no no, aspetta. Posso farlo anche da qui? Che problema c'è? Stupido bersaglio mobile, stupido levetta! Ma ovviamente! Cielo, questa levetta è pazza. Il tempo di mostrare il tuo sedere e già te l'ho spaccato. Eh? 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 Va bene, lo so, sono orribile. Vuoi prendere una pietra con la bocca? Dove si trova questa? Ma dove si trova questa? Sì. Pensi davvero che io... No! Ora stai fermo, 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 dai. Salvato tutte le mie gemme dalle lucertole! Ecco, prendi questa sfera! L'ha lasciata lì ieri una ragazza alata! Alata! Oh, ok, va bene! Ah, eccola! Eri tu! Vabbè, per oggi a Ballume abbiamo finito. Faremo un'altra missione secondaria quando imparerò ad arrampicarmi come una scimmia. Caspita. Spiro, grazie per averci aiutato a sconfiggere le lucertole. Sì? Prendi il talismano di Barlume. Sì, sì, l'avevo già... Ho già... Sì, infatti! Sì, 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 no, no, no. Lascia stare, lo so, ce l'ho. Vabbè, certo, questa scena mi mancava. Qualche piccola... qualche cosa in più. Cioè, anche qui abbiamo qualcosina in più. Per dire, cioè... Posso andare dentro la cascata? 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 Spiro, questo è il mondo foresta d'estate. Me l'hai già qui detto! Sparti... Ok, ho finito Ballume, andiamo a Sorgenti Idoli. Gli idoli che abbiamo scolpito! Sì, 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 hanno preso vita. Oh, ma sto rifacendo tutto da capo. Che caspita vuoi? Ecco, a malapena io volevo
tornare perché nessuno di loro parla con te. Sono scorbutici, tutti quanti. E ti aprono solo le porte, questo fanno di carino. Ti aprono solo le porte. E non sto tenendo la levetta, ora l'ho spostata. Questa puntata subirà molti tagli, lo so. Perché non mi parli? Perché non mi parli? Perché non mi parli? Perché non mi parli? Ti ho salvato la vita, dai! Una parola! Una! Dimmela! Sei immune al fuoco! Neanche un grazie per avermi liberato! I draghi del primo gioco del Drago Viola erano molto più gentili di voi. Questa è la vostra gratitudine. Io vi ricordo. Sono cattivo. Allora, dovremmo andare sott'acqua. Sì, sto attualmente rifacendo tutto. Aspetta. Ricordo male, io avevo perso una deliziosa gemma sott'acqua. Ora ho intenzione di riprendermela. Se qualcuno è contrario, parli ora o taccia per sempre. Evviva! Sono riuscito a prendere la gemma. Ok, però quante gemme ho? Quante gemme ci sono sott'acqua? Ho fatto bene a imparare a nuotare. Caspita! Perché non riesco a prendere qua? Via! Mi hanno rinchiuso qui con gli attrezzi e le teste degli idoli giganti non lasceranno entrare gli operai se non risolviamo i 3 puzzle che ci hanno proposto. Il primo puzzle consiste nel far diventare gialli tutti i blocchi. Se hai problemi, torna da me e parlamene. Niente di più facile. Wow, Spiro, ce l'hai fatta! Lo sapevo! Incontriamoci allo stagno per la prossima sfida! Cosa c'è qui dentro? Non ti muovi? Wow, Spiro, ce l'hai fatta! Sì, incontriamoci allo stagno per la prossima sfida. Dov'è lo stagno? Quando caspita sei a passo! Arrabbiato! E non sarà contento fino a quando non avrà ingoiato 10 pesci. È di stomaco delicato. Scegli bene i pesci che gli darai. Quelli rossi forse fanno male. E che? Allora, me ne passano davanti. Oi! Oh, lo sapevo! Allora, no, sì! E dai! No! Non fare il capriccioso, bambino! Dai! Ci sono solo pesci rossi? Ultimo.
Sì! Sì! Ok, ma Spiro! Resta solo un puzzle! Incontriamoci alle pietre colorate per l'ultima sfida! Oh, finalmente! Voglio sapere che cosa sono quelle caspiterine di pietre colorate. Non ti muovi? Si fermo lì? Va bene. Arriverai tu dopo. O prima. Io sto andando, Se questo qui mi supera appare prima di me, io... Questo qui appare prima di me, ho una sentenza per lui. Cheater! Se salti su queste pietre nell'ordine giusto, risolverai il puzzle. Io posso solo dirti da quale pietra iniziare. Poi dovrai cavartela da solo. Mi stai dicendo... Ma dai! Qual è? Continua così, Spiro. Non mi hai detto niente. Continua così, Spiro! Sì? Allora, no! Cosa? Continua così, Spiro! Ma non... Ma dai! Non mi hai detto niente! Continua così! Allora, tu non mi stai assolutamente dando alcun aiuto. Dimmi che devo fare. Qual è l'ordine? Continua così, Spiro! Oh, ma dai! Non mi stai aiutando! Continua così, Spiro! Mamma mia! Allora... Questo... E ora? Bel lavoro, Spiro! Sei intelligente per essere un drago! Tutto quello che devo darti è questa cosa lucente che ho trovato nella nostra cassetta degli attrezzi! Non siete solo maleducati, siete anche stupidi! Non mi hai dato nessun aiuto! Tanto per... devo cavarmela da solo. Ma cielo... Certo, qui tutte le missioni secondarie le ho fatte. Per fortuna. Io ho preso tutte le gemme? No. E ne manca una! Caspiterina, dov'è? Pezzo di merda. Ok, va bene, andiamo. Andiamo a Colossus. Vediamo se ci sono altre missioni secondarie. Ah, già, vero. La sfida di calcio. Ah, già. Ok. La mia parte intelligente si ostina ancora a dirmi che è ok, ma io non penso assolutamente che sia ok, anzi penso che sia calcio. Sì, il calcio si pratica sul ghiaccio perché è una cosa molto... Sai che ti sto trollando, parte intelligente? Sì, perché in realtà io lo so benissimo che il calcio non... Che il calcio non si... Che non si pratica sul ghiaccio, lo so benissimo! Pensi che io sia stupido? In realtà volevo solo testare...
sostare la tua attenzione, perché io sono un troll, lo sai, vero? Oh, certo, che lo sai. Come vuoi. Come Uno vuoi. Yeti si aggira furioso qui intorno, ma siamo riusciti a intrappolarlo. Non mi interessa, lo so già. No, ancora, basta. E dai. È un... che déjà vu. Sei una grandissima testa di gnu, yak. Ecco, una grandissima testa di yak. Ah già. Vediamo che cosa devo fare. Ah, Spiro, benvenuto. Abbiamo scoperto che l'hockey è uno sport pacifico e rilassante. Lo sapevo che era hockey, lo sapevo. Ti andrebbe di giocare contro il nostro portiere? Sì, grazie. Hai... No, non fa troppo freddo per me. Io sono un drago. E quello sarebbe il vostro più forte portiere? Ma che... Cosa? Ma... Ma l'aveva fatto? L'aveva fatto? No! No! Ha fatto gol. L'ha fatto! Accidenti! Perché non riesco a saltare? Sì. No! Dai! Mi stai facendo gol! Cioè, non c'è il punteggio per te? Non c'è? Cioè, è così è troppo facile. Anche io voglio un po' di competizione. Non mi puoi sempre fare... Sì. Sei un bastardo. E a questo avrei già perso la sfida se solo non... Che caspita mia! Perché non riesco a prenderla? Oh cielo, ghiaccio di merda. Cioè, dai! La stravinco questa... Devi concentrarti per riuscire, Spiro. No! Hai 2 minuti. 2 minuti per segnare 5 gol nella porta rossa. Va bene. Me ne ha fatti 600.000 però lui, eh? Oh! E meno male che non c'è competitività. Oh! Non posso saltare. Sì! Queste competizioni sono veramente carine. Certo, non è una partita di calcio. Però comunque è carina. Che caspita! Che caspita! Io avevo segnato. Ma dai! Sì, non c'è bisogno che applaudite per ogni volta che mi prendo il dischetto. Non ne ho bisogno. Ok, ho solo 10 secondi apparentemente per poter riuscire a... No! Ho perso una seconda volta. Devi concentrarti per riuscire. Sì. Mamma mia, è difficile veramente. Ma no, ce l'avevo davanti a me. Io che lo sputtanavo. Ma perché? Gnè. Ma che...
Ok. Matt! Sono un idiota, sto perdendo... Dai, avanti, ti prego. Oh, finalmente! Io detesto Loki. Ma dai! Oh, dai, l'ultimo! L'ultimo! No, 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 18 secondi, no, no, mi potete dare 18 secondi per questo. Sì! Sì, sì! Ben fatto, prendi qua. Sì! Sì, sì, sì! Sì! Ce l'ho fatta! Ti va di giocare uno contro uno? Oh, cielo, questo è ancora più difficile! Ma cosa? Ora capisco perché non mi dava punti prima. Faccio schifo! Non me lo segnate come fallo? Sì. No, non me lo segnate. Sì, sì, bello! Cosa? Io paro. No, non paro. Effettivamente regolare questo tipo di violenza. Oh sì. Però io uso il fuoco. Non si rischia che di bruciare il ghiaccio, di scioglierlo. 2-1 per lo stronzo di Colossus. Ah, due pari. Questa partita sta rivelando veramente molto interessante, sì. Sale effettivamente, sale, Spino prende il possesso della disco e segna 3-2 per 2-3 per 3-2. Che cazzo? 3-2 per Spira. No. E siamo 3-3, questa maledetta sfida che non sta finendo più. Scusate un attimo. Francesco, che vuoi? Posso? No, sto registrando qua con questo. Va bene. Perché è spento? Poi perché è spento? Un attimo solo, ragazzi. Il microfono non... Ragazzi, a quanto pare il microfono non mi serve. Perché ho qui il mio stesso Galaxy che registra. Quindi il microfono non mi serve. Non mi serve. Posso togliere lo scotch da questa scrivania? Non mi serve! No, perché ha registrato fino ad ora con il microfono spento. Ha registrato fino ad ora con il microfono spento. Io ho capito, però secondo me senza microfono
Cioè, hai registrato come di nuovo sono spesso spento e funziona benissimo. Male. Funziona benissimo, te lo dico io che funziona benissimo. Sì, funziona benissimo, no? Poi distruggi il video. Ma certo, non è certo colpa mia. Avanti, io dovrei continuare qua con questa partita. Dove eravamo? Eravamo... Che cosa? Brutto! E il nostro... cerca di distruggerci ma non ci riesce. Viene badata! Viene badata dal buffon! Viene badata dal buffon del Jokey! E no! Gli dà una testata e vince! Un altro colpo! Questo è il colpo decisivo per la... Per il nostro draghetto viola di... Che viene dal mondo dei draghi. Contro il titolone grosso di Rolosso scappa e l'ha segnato! E segna! Questo è il colpo decisivo! E la partita... E il gol decisivo per entrambe le squadre! Che potrebbero riuscire... Che uno di loro potrebbe riuscire a vincere! E vince Spiro! Nel mondo dei draghi! Bravo, prendi questa. Se la fissi a lungo potresti non vedere più niente. Sei ambiguo, lo sai, vero? Bene, abbiamo completato tutte le sfide. E... niente. Oh, mi manca solo quella ballume. Mi devo arrampicare con la scala. Oh, boh, questa puntata è stata completamente di cazzeggio. Tutta missioni secondarie e niente di serio. Io vorrei cercare delle gemme un attimo. Avete tagliato, ha tagliato. Che birbantello. Ecco dove sono finite tutte le gemme. Sono rimaste chiuse da dentro. Beh, un modo per per riuscire a liberarle c'è. Sinceramente non so cosa mi aspettavo. Ancora? Ci sono ancora gemme? Ci sono ancora gemme? Accidenti, dove sono queste gemme? Vi troverò! E poi vi farò raccogliere da Sparks! Trovate! Non potete più nascondervi adesso. Siete mie. Perché ho questa voce da maligno? No, le gemme qui le ho prese. Come puoi essere sicuro della mia reale esistenza? Per quanto mi riguarda potremmo anche non esistere noi. Che ne sai? Tu cosa ne sai? Eh? Alla ricerca disperata di gemme! Questa puntata di cazzeggio sta veramente diventando lunga. E disperata. E lunga. E ho già detto lunga. E disperata. E... Aspetta. Frena. Cosa hanno visto i miei occhi? Aspetta. Dun, dun, dun!
Va bene, non lo so fare. Sì! Benissimo! Abbiamo completato anche questo! Sì, mi manca solo la missione di Ballume per arrampicarmi sulle... là sopra! Allora... E abbiamo finito anche questo livello. Sì, sì. Passa qua, guarda. Play. Ok, va bene. Sì. Beh, chiudi la porta. Amico, dov'è Hunter? Pensavo fosse rimasto qua. E anche Riccone. Se ne sono andati quei due. Ok, va bene. Ragazzi, andiamo a vedere che cosa succede là dentro. Dentro, sì, sì. No, no, aspetta. Cosa? Modo per raggiungere quella sfera da sopra. Avanti. Mi sono spaventato la volta scorsa perché nessuno mi aveva dato preavviso di questa caverna. Ragazzi, avevo ragione. Era un passaggio per questo. E ora potremmo anche... Sì, ragazzi, potremmo anche andare avanti e aprire un passaggio là. Ma non ho voglia di farlo in questa puntata, perché questa puntata, si sa, è di solo di cazzeggio. Quindi devo finire la puntata di cazzeggio per poter fare la puntata vera e propria, quindi... Sì... Questo video sarà pieno di tagli. Posso andare dentro cascata? 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 E niente, allora... E allora che si fa? E allora che si fa? E allora che si fa, ragazzi? Niente. Ci vediamo nel prossimo video. Ragazzi, anche se mi aspettavo qui una sorta di mondo, qui il portale per un mondo avrebbe avuto più effetto, però... Proprio, vabbè, dai. Ci vediamo ad un prossimo video. Niente. Arrivederci, popolo di internet. Ci si vede... Ad un prossimo video. Ciao. Sono troppo curioso.
ragazzi, dopo un'ora di confusione più sistemare l'inquadrazione della telecamera, ecco che ritorniamo con un'altra parte di Spiro 3. Allora, prima di iniziare volevo consigliarvi un canale, quello di Cosmocomic, andatelo a visitare perché fa video molto divertenti, ragazzi, è bravissimo. Iscrivetevi al suo canale perché ne vale la pena, è veramente un canale bellissimo quello di Cosmocomic. Detto questo, andiamo a visitare il prossimo livello, qual è? Perlomeno sorridi quando parli con la professoressa. No, aspetta! Aspetta! Fermi tutti! Quando mai Squall ha mai sorriso? Io non ricordo di averlo visto sorridere. Vorrei una, vedere qualcosa di due mine nello stesso gioco, punto. Ci credete? Meglio di così si muore. Infatti muore. Ma c'è una fortuna tutta totale per... Che cazzo? Ma da dietro, ma che cazzo? Sono cagato in mano. Perfetto. Pulisciti le mani poi dopo. What the fuck?